Penny Parì 2017 è l'occasione propizia per poter incontrare e intervistare Piero Angelo Lazzare, il presidente di Confida, l'associazione italiana della distribuzione automatica. Bentornato Piero. Grazie a te, grazie di questa tua attenzione, e come vedi siamo qui a Parigi perché, voglio dire, è un momento in cui anche il vending è in vetrina. È in vetrina qui a Parigi come lo è in Italia con la nostra fiera di settore che tu ben conosci. È un gesto anche di omaggio alla nostra consorella, l'associazione francese NAVSA, e quindi è un momento anche di socializzazione tra presidenti, direttori delle due associazioni, un momento importante per uno scambio di opinioni sui rispettivi mercati e sulle tendenze del vending in Europa. Tu sei qui già da qualche ora e avrai potuto osservare questa manifestazione, i locali in cui si svolge, come è organizzata, la location, eccetera, eccetera. Qual è la tua opinione su questa edizione? Ma guarda, quando c'è una manifestazione fieristica è sempre un senso di grande vitalità, e quindi devo dire che testimonia anche questa fiera come il nostro settore abbia questa sua bella vitalità, dove tu puoi vedere negli stand le diverse offerte, dalle tecnologie, dalle offerte diciamo più innovative, dai prodotti anche più recenti. E devo dirti che è una fiera, bella fiera di nicchia. Come dicevo prima, Venditalia ha una dimensione e una proposta di dimensioni maggiori, però devo dire che anche questa è una fiera che si fa apprezzare, e tu vedi anche la presenza di diversi operatori italiani. Certamente gli operatori leader del mercato, i costruttori piuttosto che i fornitori di determinati prodotti, gli italiani non possono mancare, e questo aiuta a rendere ancora più attrattiva le manifestazioni anche delle singole nazioni come questa. Però a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge per la comunicazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, com'è la situazione? Facciamo un attimo il punto. Ma guarda, anzitutto togliamo un dubbio. La data del 1° aprile è una data che è rimasta scritta con questa scadenza, e quindi certo ci sono state delle voci che facevano pensare una riproposizione di proroga come era stata nel passato. Però forte è la volontà da parte dell'amministrazione fiscale di dare inizio a questo nuovo, diciamo, regime di natura fiscale, e pertanto è una data che dobbiamo incocciare a breve come inizio di questa riforma. E dall'altra parte devo dire che il nostro settore sta facendo il proprio dovere. Certamente ci possono essere delle difficoltà, il pensiero va soprattutto alle imprese medio-piccole, però devo dire che tutto il settore va in questa direzione. E devo dire, consentimi anche in questa occasione, che anche l'associazione da parte sua ha fatto tutto quello che era professionalmente e associativamente possibile, e quindi voglio dire, siamo pronti a partire. Piero, voi state facendo moltissimo in questa circostanza, cioè quella legata ai corrispettivi, per fare un po' anche da ponte tra gli addetti ai lavori e l'Agenzia delle Entrate, ma anche in termini di programmazioni per nuove iniziative. Il 2017 ci è stato annunciato attraverso un'intervista realizzata per la rivista VendingNews.it da Michele Alt, il vostro direttore. Si presenta appunto come un anno pienissimo di iniziative, anche Vending Madrid. Sì, noi abbiamo in calendario una serie di iniziative importanti. Abbiamo, accanto alla prossima programmazione della nostra assemblea, che è sempre un momento clou, un momento più importante nella vita di un'associazione, che avremo a maggio, e abbiamo anche altri appuntamenti come Vending Madrid, come hai ricordato, e quindi prosegue questa bella collaborazione tra l'associazione nostra e quella spagnola, così fervida anche di proposte e di scambio di esperienze. Quindi questo è un aspetto che è molto importante
nella vita professionale dei gestori. Dall'altra parte abbiamo anche in calendario EVEX 2017, e la manifestazione, diciamo, di EVA, della nostra associazione europea, che si realizzerà in Italia, a Roma, e quindi sarà un evento a carattere europeo e pertanto un palcoscenico molto molto ampio, e anche qui siamo direttamente impegnati a supporto di questa realizzazione. E poi abbiamo i progetti che vanno più sul lato più strategico, uno sguardo alla sostenibilità nel nostro settore. La sostenibilità non è uno slogan, non è un buonismo, ma è un approccio completamente diverso, è una proposta diversa di un settore economico che vuole avere un rapporto con il consumatore, con la sua persona, con la comunità in cui vive, e che costituisce una forma di rinnovamento da parte del nostro settore, e quindi un'occasione di ulteriore opportunità anche di mercato. Dopodiché, ecco, voglio dire, ci sono altre iniziative in corso, un'iniziativa nuova lanciata, che sono i corsi di formazione, che vorrei anche ricordare, fare una sottolineatura, l'importanza nel nostro settore di crescere professionalmente, di crescere diciamo dal punto di vista della cultura di impresa. L'associazione sta mettendo a disposizione questi corsi, e quindi è veramente un peccato non usufruirne, anzi costituisce un'opportunità il fatto di parteciparvi. E allora ricordiamo a questo punto come si fa a entrare in contatto con Confida per potersi iscrivere, senza andare a dire poi quanto costa, perché lì poi si entra nei tecnicismi in funzione del fatturato, la versione base, eccetera eccetera. Ma guarda, il discorso è che Confida è un'associazione aperta, nel senso che è possibile approcciarla in tanti modi. Voglio dire, dal contatto diretto con la struttura, che è sempre una struttura gentilissima, disponibile, professionale, ai siti internet, e poi perché no, anche alle vostre riviste, e anche in questo momento questo tipo di opportunità. E quindi voglio dire, è una voce corale, una voce non esclusiva dell'associazione, è una voce che si allarga a tanti media, a tante opportunità di comunicazione. Piero Angelo Lazzari, grazie, grazie mille per la collaborazione. Noi ci rivedremo dunque in modo formale a Madrid a giugno, agli inizi di giugno di quest'anno, ma avremo certamente modo di lanciare qualche news attraverso il nostro sito venninews.it relativamente agli argomenti su cui siete attentissimi. Un saluto agli amici di VenniTV.it. Un saluto grande grande di cuore agli amici di VenniTV, e buon lavoro, e siete sempre meravigliosi. Grazie. Grazie, troppo, troppo, troppo gentile, Piero. Non andate via, abbiamo tantissimo da mostrarvi. Venni in Paris 2017. Grazie a voi. Grazie.